Liberi.tv, Riccardo Cristiano, non una marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi e delle minoranze. Siamo in compagnia di Dechen, che è ex presidente delle donne tibetane, ex presidente delle donne tibetane in Italia, quindi in questo caso a Roma. Ci dici l'importanza di questa marcia alla quale partecipate da tanti anni, ovvero dall'inizio, e soprattutto qual è la condizione delle persone tibetane in Italia, nello specifico delle donne? Allora, prima di tutto ringrazio l'organizzazione Società Libera, perché ogni anno questa marcia fanno per il popolo oppressi, no? Popolo che soffrono, tra cui esiste anche Tibet. Poi voglio ringraziare anche i radicali e Marco Pannella, soprattutto amico di Sostantità Dalai Lama, sempre sostenuto alla causa tibetana. Questo vorrei ringraziare i radicali. Poi questa marcia è importante per noi, per tutto il popolo, perché sta un popolo che mancano diritti umani, no? Diritti umani vengono calpestati. Per esempio quest'anno in Tibet proprio si chiama un monastero che si chiama Larungar, è un monastero fondato nel 1980 e che adesso purtroppo il governo cinese sta distruggendo, demolizione, vanno demolizione, quindi più di lì quell'istituto, un istituto filosofico buddista, esiste più di 10.000 monaci. Allora loro vogliono che diminuire questi monaci, perché espulsi più di 2.000 monaci che hanno espulso dal monastero perché dice che è troppo, quindi è distrutto, avete visto immagini che è distrutto tantissimi monastero. Questo è più importante che esiste per noi, molto importante per la nostra filosofia buddista, molto importante anche per voi, anche per tutto il mondo. Per una questione di cultura, per una questione di religione, di libertà religiosa. Sì, perché noi siamo un popolo pacifico. No? Non facciamo male neanche zanzara, quindi siamo un popolo pacifico grazie all'insegnamento buddista. Questo è molto importante, che io faccio appello al mondo, no? Che veramente abbiamo bisogno di vostro aiuto, vostra mano, di salvare e salvaguardare la cultura tibetana e soprattutto anche l'ambiente, perché l'ambiente è molto importante. Perché adesso il problema del scioglimento del ghiaccio, quindi molto importante. Per questo voglio chiedere a Nazioni Unite e tutto il mondo, capo del mondo, di aiutare il popolo tibetano, popolo oppressi, tutti i popoli che hanno oppressi, no? Grazie a te, Dechen.